Aiuto, no, questo non mi piace, 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 questo non mi piace. Oddio, l'ho salvata! Oddio! Oddio! Ah, potrei pure aver salvato tua auto, ma riuscire a salvare il tuo matrimonio? Non credo. Penso proprio. Sta andando malissimo. È tutta colpa dei miei figli. Sapete quando i genitori si stanno lasciando e vanno a dire ai figli: no, guarda, non è colpa tua. Semplicemente mamma e papà non si amano più. Tu non sei il problema nella relazione. Ti vogliamo ancora così tanto bene. Ti amiamo ancora così tanto. Io andrò dai miei figli e gli dirò: è colpa tua. Se tu non fossi mai nato, saremmo ancora insieme. Sei la spina del mio fianco. È morto il figlio sbagliato. Te. Bel incipiti lore che fa pensare a molte cose. Steel Ball Run reference. E il tuo figlio risponderà: è colpa tua che mi hai fatto nascere. No, a 3 anni. Non so ancora parlare. Orribile, eh. Porca vacca. Tremendo. No, non bastava. Sono stato pulito dei miei peccati. Minchia, fino in fondo. Tutta colpa del bambino. Se non arrivi al quinto piano prima di fine live, chiedo il divorzio. Tutta colpa del bambino. Tutta colpa sua. Non sarei così scarso a Trackmania se non fosse mai nato. Sarei mai un pro player. Tutti i miei sogni e speranze sono stati persi per far crescere lui. Ha 3 anni, non è ancora cresciuto. Buonasera, sono il preside della scuola elementare che fa questo suo figlio. Gli insegnanti sono molto preoccupati della vostra situazione familiare. Io, quando il bambino continua a ripetere solo io bebe e il divorzio è colpa mia. La mia risposta è che no, non c'è nulla di strano, è normale. È la normale crescita di un bambino. E poi mi giro verso il bambino e dico: ne parleremo a casa. Ne parleremo a casa. Ho detto di non dire niente. Non vuoi fare la stessa fine di tua sorella, vero? Madonna santa. Ma che succede oggi? Le poche ore di sonno fanno questo, a quanto pare. Gli insegnanti lo vedono molto stanco. Quando gli hanno chiesto il motivo, suo figlio ha detto, e cito le sue parole: ma prima ha fatto montare fino alle 3 di mattina il video di come dovrebbe essere Silkson. Dice che è colpa mia perché non sono veloce come lui a editare. Adesso quello potrebbe essere probabile. Quello potrebbe succedere. Deve essere un padre orribile. No, è uno sketch incredibile questo. Di cosa stiamo parlando? Gravier Junior: salve, sono il figlio di Gravier. Sto bene, grazie ai pensieri. Non lo sto dicendo perché ho un mitra puntato. Grazie, Gravier Junior. Anche oggi ti sei meritato il tuo consueto pezzo di pane mensile. Hai un altro mese in cui ho un pezzo di pane confermato. È venuto a me. Scusate, non riesco a guidare così. Mi è venuta in mente un'idea stranissima. Dicendolo in quel modo, il mio cervello si è immaginato la conferma del pezzo di pane come se fosse un Nintendo Direct. Una presentazione che faccio a mio figlio, editata, dove gli confermo quello che riceverà e non riceverà quel mese. Oh oh. E la terza settimana di maggio cosa succede? Pam 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 pam. Sei in punizione. Ma aspettate, abbiamo ancora un ultimo annuncio. Silhouette, la moda di presentazione di personaggio di Smash. Scompare la censura nera ed è una nuova cintura. È di un impersonale con un modo di comunicare incredibile. Cancelled per sempre. Ma no, è un gioco, è una battuta. Secondo voi io ho figli? Sì.